Mayday, Mayday, tutti ai vostri posti, tutti ai vostri posti, Mayday, Mayday, codice rosso, nero, rosso, nero. Buongiorno a tutti, questo è Barzillotto, oggi abbiamo location. E guardate un po', dentro le mura, poi dopo, non siamo nell'angoletto rosso, nero, dopo vi spiegherò come mai. Innanzitutto, buona giornata a tutti, spero che vada tutto bene. E anche a me, dai, comunque tutto sommato non molliamo un cazzo riguardo questa crisi, questa mancanza di retribuzioni che darebbero una mano e tutto il resto, anche dopo la partita tutto a posto, dai. Allora iniziamo, innanzitutto ringrazio tutti i nuovi iscritti, chi mi segue, commenta, like, e per chi vedesse il video un invito, iscrivetevi, campanellina attivata, mettete il link, mi piace, se non vi piace mettete pollice inverso, gusti so gusti, disse quello che lo prendeva, non diciamo dove. Allora, post il dopo Europa League, allora premetto che non pensavo sconvolgente in quel modo, non lo pensavo per niente. Mi hanno fatto girare abbastanza i coglioni me l'hanno fatti proprio rotolare. Erano diventati grossi così, pesavano una tonnellata all'uno. Due palle così, a grandezza, lo vedete dallo schermo, ma guardatelo, pensate nella realtà, dal vivo. E non pensavo. Allora, io l'avevo detto, mi sembra, nel video che feci ieri, nel prepartita. Occhio a prenderla sotto gamba, occhio. Perché sono partite pericolose, non ci potevamo permettere un passo falso. E poi per poi giocarsela, che poi sarebbe stata una battaglia proprio vera e propria a Praga contro lo Sparta. E fino a 20 minuti, mezz'ora, c'eravamo riusciti a fare quell'impresa di riuscire a soffrire e andarcela a giocare l'ultimo turno rischiando. Io vi giuro com'è andata. Vi giuro, non ho risultato neanche dopo il 2-2. Mi sono sbilanciato nel secondo tempo alla terza rete di Auge. Eravamo tornati in effetti in Auge. E che vi devo dire, io voti non le do perché non mi piace dare voti, lo sapete, ma penso che se volete sentire voti andate benissimo da altre parti, in altri canali. Io francamente non mi piace dare voti. L'unica cosa che posso dire è che mi è piaciuto e chi no, chi ha fatto ridere e chi no. Castillejo, io c'ho un buco di culo che non lo capisco. Gioca male, fa ride Polli e tanto, è già due partite che segna facendo schifo. Guarda, questa è un'impresa, è un'impresa. Siamo stati sfortunati. Kier si è fatto male, sfortunatamente è entrato Romagnoli, ma Romagnoli ora tutti non l'ho visto bene per niente, soprattutto da quando è entrato fino alla fine del primo tempo. Il secondo tempo non so di come Gabbia da bene che aveva Romagnoli, non so, forse sarà stato l'incontrario, perché Romagnoli, ragazzi, io non lo vedo in forma, non lo vedo concentrato, non lo vedo, via, è inutile dire, io poi magari non ci capirò niente io di pallone, però non lo vedo. Krulic, per l'amor di Dio, ma io non l'avevo vista la prima rete, perché devo iniziare a vedere la partita. Ma come si fa a fare uno stop in quel modo? Oh, ma quella nemmeno in seconda categoria, è terza categoria. E poi dicono sì, ma Donnarumma gli ha dato un passaggio. Ho capito, ma te, ma non stop, un passaggio in quel modo. A me non ti dico lo stop perfetto, ma un pochino meglio, un po' meglio che magari non regali una palla a loro. Ma nemmeno nell'amatoriali fanno uno stop in quel modo. Non segui. Quello non è a seguì, quello è proprio a seguì. È un inseguimento quel stop lì. E io, per amore, meno male poi dopo che il Trentino va solo là, nastrigava ieri sera, ha fatto una bella prestazione, ma meno male dopo le ha fatte entrare Bennacer a posto suo, l'ha fatto rifiatà, Cottonali, hanno giocato benino tutti, e là davanti invece Brian Diaz la rete, però siamo sempre lì, tecnicamente bravo, ha fatto la rete, merito di Auge,
non ve lo scordate. E siamo sempre lì, giocatori ancora impalpabili secondo me. Parte che gli capita l'occasione che ti fanno rete, però boh, gli manca ancora qualcosa. Damoli tempo, per l'amor di Dio. Io non voglio, non è che mica voglio mettere croci sulla gente. Per l'amor di Dio ci mancherebbe altro. Tempo bisogna darlo a tutti, soprattutto a chi è appena arrivato nel campionato italiano, soprattutto se è giovane, se è una persona giovane, un ragazzo giovane, deve fare esperienza. Però io vi dico, in base a quello che ho visto, no. E poi chi c'era? Rebic da davanti non mi piace per niente, io dico la mia, è meglio a sinistra, ma perché lì centrale come unica punta non ti regge il pallone, non ti fa salire in mano la squadra, non sa fare movimenti, lo vedete? È insulso. Può giocare senza, guarda, giocando con lui, può giocare anche senza. Metti centrocampista più e giochi con un falso attaccante, ma centrocampista falso attaccante, perché tanto è la solita cosa. Senza Ibra, mi dispiace, non siamo Ibra dipendenti, sì, invece sì, lo ribatterò sempre fino allo sfinimento, sì, finché non trovano una punta, un fuoriclasse, un campione che riesce a tenere la squadra in quel modo. Sì, siamo Ibra dipendenti. Tanto di cappello ai giovani, però ancora non è il momento di essere indipendenti dal sommo dio Ibra. Comunque, sono contentissimo. Ci hanno provato, perché siccome siamo un po' gelosi dei nostri cugini interisti, ci hanno un po' provato per essere pari, no? Perché sennò poretti si sentono soli. Però ragazzi, sti scherzi, basta. Basta, basta. Siamo passati. Ovviamente proveremo a passare primi nel girone, però... Ragazzi, con tutto il dovuto rispetto, basta. Questi stolzi dopo Rio Ave, dopo Lille in casa, sarà l'ora di concentrarsi meglio e entrare in campo un pochino più preparati. Penso, eh. Comunque va bene così, dai, per ora. Comunque l'annata ottima, buona, buonissima, chi sarebbe mai aspettato? Ora queste sono le critiche del caso, così. Però ragazzi, parliamoci chiaro, stiamo facendo grandi cose. Finalmente qualcuno comincia anche a metterlo. Allora, un saluto dal vostro Seb Barzillotto. Ah, giusto, vi devo spiegare come mai sono qua. Perché adesso, da qui in avanti, sarà tutto un assedio. Ci dobbiamo chiudere dentro le nostre mura. Vedete come mai mi sono messo qui? Ci dobbiamo chiudere dentro le mura e sopportare ogni tipo d'assedio, sia mediatico che sportivo. Perché ora qualsiasi squadra, qualsiasi giornalista ci daranno tutti contro. Tutti col coltello tra i denti. E noi invece ci dobbiamo far trovare pronti. Qui, pronti all'assedio per ribattere il colpo su colpo, con la contraerea. Capito cosa intendo? Un saluto per oggi è tutto, Forza Milan, ragazzi, grazie a tutti, buona giornata, buon venerdì a tutti quanti. Sono stato un po' ripetitivo, scusate. Un saluto dal vostro Seb Barzillotto, il Lord delle Colline con vista mare. Un saluto, un abbraccio, Forza Milan, ciao!